Milano Pavia News, edizione Pavia, buonasera e ben ritrovate. Andiamo subito a vedere i titoli del nostro sommario. Una ghirlanda di fiori in testa per richiamare il personaggio di Ilona Staller, così un gruppo di donne ha protestato in consiglio a Vigevano dopo il caso delle frasi sessiste pronunciate da un consigliere. Inoltre Po continua il lavoro di famiglie e volontari per liberare i comuni invasi dal fango dopo il nubifragio di martedì notte. Si attendono ancora le stime dei danni alle case e aziende agricole. Anche il piccolo comune di Marzano punta sui contributi messi a disposizione dal governo per aumentare la sicurezza, al via un appalto da 135.000 euro per installare nuove telecamere. A Certosa di Pavia invece si punta i fondi del PNRR per realizzare una pista ciclabile che collegherà 5 paesi. Il comune potrà poi contare su altre risorse in arrivo da diversi bandi. È iniziato un nuovo corso per ASM Voghera, ne sono convinti i sindacati, soddisfatti per il dialogo continuo con l'azienda che nelle scorse ore hanno incontrato i lavoratori in assemblea. Questi titoli della giornata, apriamo con il caso delle frasi sessiste a Vigevano pronunciate da un consigliere della Lega nei confronti di una collega del Movimento 5 Stelle. Ieri sera in consiglio comunale si sono presentate alcune donne che indossavano una ghirlanda di fiori in testa per richiamare un po' la figura di Cicciolina, che era stata appunto citata dal consigliere nel corso di questo battibecco avuto con la collega. Vediamo. Il caso Cicciolina approda in consiglio comunale a Vigevano con una mozione poi respinta dalla maggioranza, con cui le opposizioni chiedevano le dimissioni del consigliere della Lega Marco Cividati, che aveva nei giorni scorsi insultato la collega del Movimento 5 Stelle Silvia Baldina, apostrofandola con la frase «sei vergine come Cicciolina». Nel pubblico si sono così presentate un folto gruppo di donne che hanno indossato simbolicamente la ghirlanda di fiori sul capo proprio per richiamare il personaggio di Ilona Staller ed esprimere così la propria solidarietà al consigliere Baldina, esponendo anche uno striscione con la scritta «Le idee si argomentano, le persone si rispettano». Il gruppetto si è poi allontanato dall'aula in segno di protesta dopo l'intervento del sindaco Ceffa. Dopo che la mozione era stata bocciata senza appello della maggioranza, il sindaco infatti aveva spiegato che il collega leghista si era scusato e la faccenda era da ritenersi chiusa. Posto che alla collega pentastellata sono già state per tempo avanzate le mie scuse, non vi è stato di fatto alcun commento sessista e che era evidente a tutti nel contesto in cui è stata preferita la frase incriminata, non solo il senso della metafora di verginità politica, il cui uso è ampiamente utilizzato nella nostra lingua, ma anche e soprattutto l'assenza di ogni intento offensivo da parte mia. Effettivamente sì, mi ha telefonato e mi ha detto: se hai capito male mi dispiace, se sei offesa mi dispiace, quindi mi sono offesa. Vabbè. Quindi non è stato un commento sessista, sembrerebbe, è solo una metafora. Lo ricordo perché era un po' buffo, cioè nel senso mi sarei aspettato delle scuse pubbliche quantomeno, e invece si è parlato ancora di metafora, di un termine che viene ampiamente utilizzato nella nostra lingua. Tu sei vergine come Cicciolina, nella nostra lingua si usa tutti i giorni. E poi più che altro mi ha anche stupito il fatto che ha minacciato chi lo sta diffamando di passare a vie legali. Vabbè. Lungi dall'essere chiuso, il caso degli insulti sessisti approdato in consiglio farà ancora discutere in questa rovente estate 2022. Barbara Verza di Italia Viva ha parlato di totale mancanza di contenuti di questa amministrazione, di passività del mondo femminile facente parte della stessa, mentre una delle organizzatrici della protesta in consiglio, la direttrice provinciale dei CAF CGL Daniela Tartaglia, ha spiegato come la manifestazione di dissenso fosse rivolta a questa politica volgare, ha detto, e che la città da troppi anni sarebbe abbandonata a se stessa, impoverita, sporca e deturpata. Siamo stufi, ha spiegato ancora Tartaglia in una nota diffusa nel pomeriggio, di vedere che i diritti fondamentali delle persone di fatto vengano calpestati in nome di tagli e dell'impotenza e inefficienza della macchina comunale, chiedendo infine rispetto per le donne e i luoghi istituzionali. Una notizia di cronaca: una 59enne di Voghera è morta in seguito ad un malore avuto mentre si stava allenando in una palestra di Codevilla. Tutto è successo ieri sera, poco dopo le 18. La donna, che era una frequentatrice abituale della palestra, aveva iniziato il suo allenamento quando a un tratto si è accasciata al suolo. È stata subito soccorsa dal personale della struttura, che le ha praticato le manovre di rianimazione con il defibrillatore e poi proseguite anche dai sanitari del 118 giunti sul posto. La 59enne è stata poi intubata
state trasportate al Policlinico San Matteo in codice rosso, nonostante tutti gli sforzi dei medici, però non c'è stato nulla da fare, la donna è morta poche ore dopo. Parliamo d'altro, ci spostiamo nel Pavese, a Marzano, dove il Comune punta i fondi del PNRR per aumentare la sicurezza in paese. Sono stati chiesti circa 130.000 euro per installare un nuovo sistema di videosorveglianza sia nelle strade del paese che all'ingresso. Aumentare il livello di sicurezza in paese facendo i conti con le limitate risorse economiche a disposizione. Anche il piccolo comune di Marzano, poco più di 1.600 abitanti nel Pavese orientale, punta sui contributi messi a disposizione dal governo centrale. Il problema della sicurezza è trasversale a tutte le realtà della nostra provincia. Dai centri più grandi come Pavia, Vigevano e Voghera ai piccoli comuni di 1.000 abitanti, come nel caso di Marzano. Per aiutare la polizia locale e le forze dell'ordine nell'opera di presidio del territorio si punta quindi sul supporto della tecnologia con l'installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza per un appalto da oltre 130.000 euro. Il comune ha affidato ad una ditta della provincia di Novara nei giorni scorsi l'incarico ufficiale. L'azienda dovrà fornire e installare alcune telecamere con l'obiettivo di presidiare con maggiore puntualità alcune zone ritenute sensibili dall'amministrazione comunale nel perimetro cittadino. Gli occhi elettronici dovranno in particolare controllare con attenzione i punti di ingresso ed uscita dal paese. Controllando il transito delle automobili risulta più semplice risalire eventualmente ai responsabili di episodi di microcriminalità e non solo. Per quel che riguarda i lavori, l'importo dell'appalto ammonta a 135.000 euro. Il Ministero contribuirà all'impianto per circa 95.000 euro grazie al finanziamento erogato nell'ambito della legge su disposizioni urgenti in materia di sicurezza in città. Il Comune di Marzano invece parteciperà al progetto con circa 40.000 euro. Inoltre poi continua il lavoro dei cittadini e dei volontari che stanno ripulendo i comuni più colpiti dal nubifragio di alcuni giorni fa, ne abbiamo parlato a lungo nel corso del nostro telegiornale, si cerca di fare la conta dei danni perché sono veramente piuttosto importanti, la situazione della cantina Giorgi che era una delle più colpite in zona è ancora critica, ma probabilmente si riuscirà comunque ad affrontare la vendemmia, nel frattempo come detto tutti i volontari stanno cercando di aiutare anche quelle famiglie che si sono trovate in difficoltà e si sono trovate con un fiume di fango davanti alla porta di casa. Vediamo. Mentre continuano i sopralluoghi dei tecnici nelle campagne investite dalla grandine, si confermano danni estesi a gran parte delle valli, Verse, Scuropasso, famiglie, aziende e un centinaio di volontari di vari gruppi della protezione civile continuano a lavorare senza sosta nelle aree più colpite dalla furia del maltempo. Siamo stati ancora a Canneto Pavese, nella frazione Vigalone, dove la gente è ancora alle prese con il fango, i detriti ed enormi danni alla cantina Giorgi. I volontari del Parco del Ticino stanno aiutando l'azienda a rimettersi in piedi dopo il disastro, forse ancora più evidente oggi che nelle ore immediatamente successive agli eventi. Queste sono alcune bottiglie di metodo classico salvate dal nubifragio, ma gran parte delle attrezzature andranno rimesse in sesto o sostituite. Per la vendemmia ormai alle porte con la cantina inservibile, l'azienda ha spiegato che potrà contare sulla solidarietà di altre cantine della zona che metteranno a disposizione le proprie strutture per la vinificazione. Intanto in tutta la zona e più in là, in quel di Cigognole della frazione Vicomune, si continuano a spalare fango e detriti, proprio fra Broni e Cigognola, dove erano già attive alcune ditte private. Nel pomeriggio di venerdì si sono trasferiti i volontari della Protezione Civile per aiutare le popolazioni colpite a superare questo difficilissimo momento. La situazione qui a Vigalone è ancora pessima, nel senso che c'è la Protezione Civile che sta pulendo, sta aiutando a raccogliere il fango, le macerie, i detriti. Qui tutti hanno avuto dei grandi danni. Per quello che riguarda il torno, anche lì siamo messi malissimo. Le vigne sono distrutte, soprattutto in questa zona, poi anche le zone limitrofe, con danni che vanno dal 50 al 90%. Possiamo pulire per le vigne, c'è poco da fare, cercare di salvare le piante in modo che
tra qualche anno tornino in piena produzione. Tutta la protezione civile provinciale, compreso il Parco del Ticino, che veramente stanno facendo un lavoro incredibile con tutti i mezzi meccanici per cercare di levare almeno la prima parte, per dare accesso alle case e comunque tutte le attività commerciali che ci sono. Oggi pomeriggio ci sposteremo in Valle Scuropasso, che veramente anche lì la situazione è paragonata a questa. Cerchiamo di fare proprio, dare la possibilità alla gente di entrare in casa, almeno quello. Dopo 3 giorni di lavoro si riesce a fare solo quello dall'evento veramente incredibile che è stato, perché c'è veramente, veramente tanto fango, quello è il problema più grande. Non è tanto l'acqua che poi ha comunque defluita, ma ha lasciato una marea di fango incredibile. Oggi spostiamo tutti i mezzi che sono qua, li portiamo in Valle Scoropasso e cominciamo da lì. È proprio la morfologia, qua abbiamo le colline molto ripide e quella quantità di acqua che è caduta qua ha dato un danno incredibile, come si è visto, rispetto magari se fosse caduta in pianura. Queste sono colline ripidissime, dopo tanti giorni di siccità tutto quello che era sopra polvere e questa terra, diciamo, ormai diventata polvere, l'ha portata tutta a valle. Sono in aumento in tutta la Lombardia le chiamate al 118 in queste settimane. Pesa l'emergenza caldo, il ritorno degli alti numeri che riguardano i contagi da Covid, lo ha comunicato l'Agenzia Regionale per l'Emergenza Urgenza, la REU, che ha pubblicato i dati dei numeri giornalieri medi dei vari territori suddivisi per provincia, aggiornati al 28 luglio di quest'anno, appunto, e paragonati ai 3 anni precedenti, 2019, 2020 e 2021. In provincia di Pavia, nei mesi di giugno e luglio, ci sono state 229 chiamate, pensate, mentre in media erano 193, dati, come detto, fortemente condizionati da questa emergenza caldo e ovviamente dalla situazione meteorologica che stiamo vivendo in queste settimane, ma anche dai contagi Covid. Parliamo d'altro adesso, ci spostiamo a Certosa di Pavia, abbiamo raccontato di come un altro comune del Pavese, Marzano, punta i soldi ai fondi del PNRR per installare un impianto di videosorveglianza. A Certosa si punta a ottenere fondi per realizzare una pista ciclabile che colleghi 5 comuni e che, insomma, faccia un po' da traino anche per il turismo lento. Vediamo. L'Unione fa la forza soprattutto quando si parla di piccole realtà di provincia, come nel caso di Certosa, capofila di un progetto con i vicini comuni di Giussago, Bornasco, Borgarello e Zeccone. Si tratta di un'iniziativa di rigenerazione urbana che collegherà i 4 centri con un percorso di 15 km di piste ciclabili, progetto per cui si spera di intercettare i preziosi fondi del PNRR. Abbiamo voluto connettere i nostri territori attraverso un progetto di 15 km di piste ciclabili che non solo connetteranno il territorio e quindi agevoleranno i nostri cittadini e turisti a poter godere del nostro territorio che è tutto afferente e attorno alla Certosa, ma che ha all'interno del Parco Visconteo tante bellezze naturalistiche anche da poter visitare, ma consentirà anche una mobilità dolce banalmente tra i nostri territori e corredato da una serie di piantumazioni, oltre che di tecnologia annessa, quindi anche delle colonnine elettriche che possono essere messe sul percorso e che potrebbero garantire anche una forma mista, appunto, di mobilità. Un progetto ambizioso che guarda il futuro e che punta alla preziosa sinergia tra i comuni della provincia. L'obiettivo è quello di trasformare il territorio all'insegna della mobilità sostenibile. Davvero un progetto futuribile, ma anche molto interessante, un progetto di territorio su cui questi comuni, che hanno sempre avuto grande collaborazione oltre che grande visione, sono davvero in prima fila per poter rilanciare questo pezzo davvero importante della provincia di Pavia. Ma al di là del PNRR, Certosa 3 milioni di euro di investimenti già finanziati che devono solo essere realizzati, piste ciclabili ma anche strade di collegamento con le frazioni. Noi abbiamo complessivamente circa 3 milioni di euro da dover mettere a terra di opere già finanziate. Parliamo di tanti chilometri di piste ciclabili, parliamo di strade nuove, per esempio la strada di collegamento tra Certosa e Torriano, di cui abbiamo già avuto un finanziamento della Regione Lombardia di circa 250.000 euro, parliamo della pista ciclabile di collegamento tra Certosa e San Perone e tra Certosa e Cascina Calderari. Quindi, come dire, una logica di connessione tra Certosa capoluogo e le frazioni, che noi abbiamo sempre
perorato, diciamo, nel nostro programma di mandato e che finalmente riusciremo a mettere a terra. Non mancano progetti per migliorare la vivibilità dei cittadini, con un nuovo campo da basket a disposizione di tutti gli sportivi di Certosa. Abbiamo inoltre fatto altri piccoli interventi, ma molto significativi, per esempio di collegamento di piste ciclabili tra la zona vecchia e la zona nuova del paese, diciamo attraverso una ciclopedonale importantissima illuminata che costeggia il cimitero. Siamo ormai addirittura d'arrivo, siamo prossimi al termine dei lavori del playground che si trova a cavallo tra via Dante, via Mazzini e via Montalo, un playground bellissimo su cui abbiamo vinto un finanziamento di Regione Lombardia all'80%, un progetto di circa 90.000 euro. I rappresentanti di CGIL e CISL e UIL nelle scorse ore hanno incontrato in assemblea i circa 300 lavoratori di ASM Voghera, un incontro positivo, così come positivo il rapporto che si è venuto a creare tra le parti sociali e il nuovo CDA dell'azienda. Vediamo. È iniziato un nuovo corso per l'azienda pubblica della città di Voghera, ASM, soprattutto per le relazioni fra l'azienda stessa e le parti sociali. Ne sono convinti i rappresentanti di CGIL, CISL e UIL che nelle scorse ore hanno incontrato in assemblea circa 300 lavoratori di ASM, di reti Voghera e di vendite e servizi a cui sono stati illustrati i risultati di due mesi di incontri fra aziende e rappresentanze sindacali. Tra questi l'aumento del premio di risultato, ma anche accordi da mettere a punto sulla formazione professionale dei lavoratori e su possibili nuove modalità di lavoro alla luce dei cambiamenti climatici. Abbiamo costituito relazioni sindacali veramente nuove, importanti, che ci fanno ben sperare per risolvere anche il problema più importante, quello di rendere questa azienda l'azienda principale, la più importante dell'Oltrepò, così come era stato anche previsto e annunciato nel piano industriale di ASM Voghera. Abbiamo raggiunto i primi accordi, quelli importanti. Abbiamo già visto che in questi due mesi è stato il primo segnale, siamo riusciti a fare ben 3 premi di risultato su tutte le aziende di ASM, con qualche novità importante come il welfare aziendale, come il superamento del 100%. Ecco, tutte condizioni che consentono di avere un clima migliore non solo nelle relazioni, ma anche rispetto ai lavoratori che poi sono in prima battuta per dover lavorare e quindi dare anche meglio i servizi che stiamo dando. I recenti accordi firmati con ASM Voghera, l'accordo sulle ferie, l'accordo sullo smart working, l'accordo sui premi di risultato, dimostrano di un rinnovato impegno da parte dell'azienda al dialogo sociale. È chiaro che abbiamo davanti altri appuntamenti, dopo l'estate parleremo di organizzazione, di organici, probabilmente temi più spinosi, anche più impegnativi, ma se l'atteggiamento sarà questo, siamo sicuri che anche lì troveremo, come dire, una sintesi importante. ASM sembra essere, come dire, interessata nuovamente al dialogo sociale, questo è un elemento importante sia per il funzionamento corretto dell'azienda sia per il rapporto con il territorio. I soldi sono sicuramente importanti, però in questo accordo non abbiamo certamente trascurato le condizioni anche dei lavoratori all'interno dello stabilimento, dove si è aperta una discussione, quindi qui apprezziamo anche il ruolo di chi ha rappresentato l'azienda. Nuovo responsabile delle risorse umane a discuterne assieme, perché i cambiamenti che ci sono inevitabilmente ci portano a discutere di una nuova organizzazione del lavoro. Bisogna tenere conto dei cambiamenti in essere anche nell'ambito lavorativo, quindi la cosa, ad esempio, un'altra questione importante è il capitolo della formazione. Oggi è stato nominato ufficialmente il nuovo presidente anche di Pavia Acque, si chiama Karin Eva Imparato, ha tracciato ai nostri microfoni un bilancio dell'attività dell'ente degli ultimi mesi. Primo CDA in nomina ufficiale per Karin Eva Imparato come nuovo presidente di Pavia Acque. Dopo l'assemblea dei soci, anche il consiglio d'amministrazione ha ratificato ufficialmente la nuova governance con la scelta della prima donna ai vertici della società. Voglio ringraziare i soci per la fiducia che è stata accordata su di me con la nomina di presidente di Pavia Acque, un incarico che mi lusinga molto e che ho accettato nella data odierna con grande entusiasmo e a cui dedicherò il massimo impegno.
Paviacqua è una società che conosco bene in quanto facevo parte dei due precedenti consigli di amministrazione. Devo dire che è una società sempre attenta ad ascoltare le problematiche del territorio e a lavorare in sinergia con le società operative. La bontà del lavoro svolto da Paviacqua è testimoniato dai numeri che pongono la nostra provincia tra le più virtuose in tema di bilancio idrico. Basti pensare infatti alla recente classifica che pone la provincia di Pavia tra le province più virtuose d'Italia in tema di bilancio idrico e quindi tra quanto immesso in rete e fatturato. La posizione ottimale occupata dal comune di Pavia rende proprio bene l'esempio di come Paviacque e ASM Pavia hanno lavorato in sinergia sia a livello di manutenzione ordinaria che straordinaria sugli impianti della città di Pavia. Grande attenzione è stata dedicata anche alla gestione delle tubature con il sistema del telecontrollo. Per dare due dati sul bilancio idrico 2022 rispetto al 2021, partiamo da una differenza tra quanto immesso in rete e fatturato nel 2022 pari a un 9,7% rispetto a un 12,3% del 2021 e tra quanto prelevato dall'ambiente e rimesso in rete tra 16,4% a 17,5%. Quindi un grandissimo lavoro anche a dimostrazione che le tubature del comune di Pavia funzionano molto bene e grazie anche a un grande lavoro di telecontrollo svolto sull'intero territorio provinciale. Gli investimenti sul telecontrollo sono avvenuti ben prima della grave emergenza siccità, un problema che Paviacqua affronterà per quanto nelle sue competenze. Questi investimenti fatti da Paviacqua sul telecontrollo sono stati fatti tra l'altro prima del problema della siccità. Il problema della siccità che governa purtroppo su tutta Italia è un problema che Paviacque affronterà, ma per quanto di sua competenza, in quanto la competenza in materia di siccità e eventuali ordinanze spetta ai comuni, il gestore sarà un esecutore. Quello che ovviamente voglio anche mettere in risalto è che il problema invece dei consumi energetici e nel nostro caso porta a un triplicamento dei consumi energetici terrà banco per il prossimo triennio. Quello che spetta a noi è affrontare la sfida utilizzando al meglio le risorse che avremo a disposizione. Era l'ultimo servizio, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ricordo l'appuntamento con la nostra prima serata con il meglio della stagione delle regole dello star bene. Grazie come sempre per averci seguito. Una buona serata a tutti.